Oggi la gelosia non è più di moda, no? È uno stato d'animo infrequentabile. Ad essere gelosi ci si squalifica. Le donne poi afflitte da questa malformazione psicologica vengono guardate male, no? Per carità. Se Gualtiero non avesse dimostrato quella sua splendida civiltà nei confronti delle bizzarre curiosità di Nina per un altro uomo, chissà come sarebbe andata a finire. Ecco, guardate qua. È proprio di questi giorni. Un delitto causato dalla gelosia. Ah no, momento, ma non fa parte della mia storia. No, forse la conoscete anche voi. Sentite. Gabriella Proietti, che gli amici chiamavano Lella, era la moglie di un uomo che aveva una finanziaria. Prestava soldi a usura. Faceva, come si dice in gergo, il cravattaro, in via del Tritone. Ma un giorno... Te la ricordi, Lella, quella ricca, la moglie dei Proietti e il cravattaro, quello che c'è al negozio su Artritone. Te lo ricordi, te l'ho fatta vedere, 4 anni fa non volevi credere, che insieme a lei c'è stavo proprio io. Te lo ricordi poi che era sparita, e che la gente, che la polizia, s'era creduta che era andata via, con uno con più sordi del marito. E te lo voglio dire, che sono stato io, so 4 anni che... Gli piaceva andar mare quando è inverno, fa l'amore col freddo che faceva, però le calze non se le toglieva, alla fiumara andò c'è star baretto, tra le reti e le barche abbandonate, col cielo grigio a facce su da tetto, la mattina che era l'ultimo dell'anno, c'è indifferente, me sono stufata, non ne trovo niente, e tirami su la lampo del vestito, e te lo voglio dire, che sono stato io, so 4 anni che... Che quando è nata terra senza fiato, nel cielo dallo squarcio è solo uscito, e io la sotteravo con ste mano, attento a non sporcarmi sul vestito, me ne sono andato senza guardare indietro, non c'ho rimorsi e voce torno pure, ma non ci pensa chi c'è sta là sotto. Io ci ritorno solo a guardare il mare, e te lo voglio.